Antonio Romano, ripigliamo questo appuntamento con il professor Gennaro D'Amato che ci allieta e ci conforta con la sua presenza rispetto a questa pandemia che ci ha un pochettino, diciamo pure, cambiato la vita e le abitudini. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno a voi. È un piacere stare con voi con Radio Amore e francamente, anche nel periodo appunto di quarantena, il sorriso, non ironico, però ecco, giusto per ridurre l'ansia e la tensione, siamo riusciti sempre a tenerlo e a comunicarlo e questo fa piacere. Benissimo, allora partiamo un attimino dicendo che comunque il dato in Italia in generale, ma in Campania in particolare, è piuttosto confortante, per cui diciamo che possiamo sperare, anche se le faccio la domanda, per vedere gli effetti, diciamo, di questa apertura, diciamo, abbastanza, voglio dire, come dire, pionieristica che è stata fatta, se ha dato risultati negativi o meno, credo che dovremo aspettare ancora qualche giorno, no? Sì, nel senso che avremmo voluto essere più sereni e tranquilli. Non che non lo siamo, però come sappiamo la prognosi è sempre di 2 settimane in 2 settimane. E diciamo che quello che è successo, al di là di ogni possibile misura di traffico e di assemblaggi, eccetera, dell'altro fine settimana, ahimè, noi dovremo aspettare ancora la settimana prossima. Ci auguriamo che non ci sia un rimbalzo. Ce l'auguriamo davvero perché non ce lo meriteremmo. Eppure, ieri per impegni familiari sono stato ieri pomeriggio al Vomero e ahimè, ho visto tanti tavolini di bar con tanti giovani seduti. A 4, 5, moltissimi senza mascherina o con la mascherina al collo, che cavolo serve la mascherina al collo, parlare anche animatamente oltre che a fumare. E dico, ma in un tavolino come quello non c'è una distanza di 1 metro, che è la distanza minima. Dico, ma questi giovani, ma si rendono conto che sono le droplet, sono le goccioline? Abbiamo fatto vedere anche l'abbiamo detto varie volte in Radio Amore, l'abbiamo visto anche nella pagina Respiro Italia, come vengono a essere diffuse. Dico, pigliatevi il caffè, pigliatevi l'aperitivo, ma poi mettetevi la mascherina, soprattutto se dovete parlare con animazione o anche senza animazione. Vi trasmettete, soprattutto se sono soggetti asintomatici. Saranno meno aggressivi degli altri, ma comunque possono avere un virus nelle prime vie aeree e di trasmetterlo agli altri. Ma perché bisogna rischiare? Fate rischiare gli amici, i familiari, i nonni e ve ne fregate. Io non posso non dimenticare una intervista ai Baretti che fu fatta a dei giovani proprio già in fase di chiusura. Dei giovani che dicevano: ma a me che me ne frega, nel senso che al di sotto dei 30 anni non c'è rischio. Quindi significa fregarsene dei parenti, fregarsene dei fratelli, dei nonni, e poi non è affatto vero questo. Ecco. Scusatemi, il doppio trapianto di polmoni per salvare un diciottenne, il virus aveva distrutto i polmoni di questo diciottenne per Covid. Ma vogliamo scherzare? Adesso si trova questo giovane, non sappiamo com'è che se l'è presa, eccetera, con polmoni trapiantati e quindi con problemi respiratori per tutta la vita. Ne vale la pena? Peraltro io ho anche avuto modo di leggere proprio recentemente che proprio in Campania, diciamo che in questi ultimi casi, seppur pochi, diciamo che la percentuale ha colpito molto i giovani tra i 20 e i 40 anni, che significa, e lo vediamo anche per strada, che le persone più anziane sono più attente alla mascherina, al distanziamento, i ragazzi se ne fregano e quindi ecco che poi, anche se sono meno a rischio, però diventano poi soggetti a rischio comunque e quantunque, questa è una cosa da non sottovalutare nella maniera più assoluta, insomma. Ma assolutamente, quello che è triste, che ahimè ancora sui social,
ci sono i cattivi consiglieri che dicono che questa è nient'altro che una banale influenza, ma è veramente, cioè una banale influenza che fa fare un trapianto di polmone a un diciottenne, che ha ammazzato tante persone, che ha veramente complicato la vita. E adesso ho avuto modo di dire anche in interviste in Rai, eccetera, che questo il virus è ancora presente, e questo lo sappiamo tutti. È ancora presente come un pugile, diciamo, sonato, che ha preso dei cazzotti che gli abbiamo dato noi stessi, nel senso, stando in casa, non gli abbiamo consentito di entrare dalla porta, è stato fuori. E poi con le mascherine, che in gran parte, per fortuna, almeno finora, sono state tenute, abbiamo impedito che entrasse nelle nostre vie aeree. Adesso è tramortito, ma non è assolutamente finito. E a proposito di questo, dal punto di vista della virologia ufficiale, leggendo i lavori internazionali, Lancet, New England, British Medical Journal, tutti dicono che non è affatto meno aggressivo. Siamo stati noi a ridurre la sua aggressività, ma il virus non è che muti più di tanto. Questo da una parte ci fa piacere, perché così andranno avanti gli studi sui vaccini e per adesso anche sugli anticorpi monoclonali. Gli anticorpi monoclonali sono qualche cosa che di qui a qualche mese penso che potremo avere, e che sostituiranno anche il plasma, perché il plasma comunque è una parte importante del sangue e comunque può dare effetti secondari. Invece gli anticorpi monoclonali, cioè praticamente immunoglobuline iperimmuni che vanno a intercettare gli antigeni del virus distruggendolo, potremo averli fra 3-4 mesi, e questo è importante, non sostitutivi del vaccino, ma in affiancamento, nell'attesa che venga il vaccino. Ebbene, questo virus è pronto di nuovo ad aggredire. Se continuiamo così, francamente, a essere buoni, a essere bravi, a rispettare gli altri, e a non, diciamo, per favore, non ce ne freghiamo degli altri. Dice, vabbè, io vado alla Carlona, oppure sto a sentire delle persone che dicono scemenze. Questo non va bene, perché noi possiamo veramente vincere. Io ho varie volte ricordato appunto quello che successe nel 2009. A fine maggio il virus della suina, l'H1N1, era tramortito, e il mio reparto al Cardarelli si svuotò di polmoniti. Ne arrivò qualcuno a giugno, e poi ci potremmo fare i bagni sia a luglio che agosto. Io, nessuno ha la palla di cristallo per sapere se anche questo virus farà così, però siamo fiduciosi che possa avvenire, però dipende soprattutto da noi, questo è importante. Peraltro ci siamo sacrificati per un periodo anche piuttosto lungo, forse oltre le aspettative, quindi anche giusto non vanificare, diciamo, questo sacrificio. Intanto il dottore Ascirta, a cui volevano fare una statua al posto di Garibaldi, non appena ha detto che le mascherine bisogna portarle, punto e basta, insomma si è trovato poi un mucchio di contestatori che non vogliono più la statua. Questo mi spiace, perché Paolo Scelta è una persona molto seria, è uno degli uomini di scienza che veramente è possibile seguire, perché c'è una produzione scientifica di tutto rispetto, non come altri che millantano no comment, eccetera, ma io mi auguro soltanto che gli facciano pure la statua, ma non al posto di San Gennaro, perché è fondamentale. Che noi abbiamo, aggiungo, da meridionalista, va bene al posto di Garibaldi, professore. Sicuramente, anche perché la statua di San Gennaro, che di fronte al Cotugno, ha portato veramente bene. Da che è stata messa lì, non ci sono più ricoveri in rianimazione, ce ne sono ancora. E tra questi ancora alcuni colleghi del Cardarelli, che però stanno uscendo dalla fase di terapia intensiva dopo di essersela vista brutta. E io, a questo proposito,
vorrei dire, in varie interviste che mi sono state fatte e anche sul Corriere di oggi, vedo che Remuzzi è una persona molto seria, pur essendo un nefrologo, però è un medico esperto con un alto EC index, credo intorno ai 170 di punti di EC index, che è veramente elevato, subito dopo Fauci, credo, uno tra i più alti EC index in Italia. Ebbene, scrive, pur non essendo pneumologo, però è assolutamente attendibile perché è una persona seria, ha scritto: ora malati meno gravi, ma tanti faticano a guarire. Questa è la prossima sfida. E francamente c'è l'etichetta che noi tutti, pneumologi clinici, stiamo vedendo, nel senso che per fortuna da un paio di settimane, io non continuo solo in telemedicina perché sto visitando diversi pazienti, vedendo varie polmoniti all'attack di varie entità, recentemente, proprio da un paio di settimane, per fortuna vediamo con casi meno impegnativi, però comunque con interessamento polmonare, anche in soggetti che magari dicono: ma io mi sento bene, ho solo una tossetta. Ebbene, e quando si sospetta che sia la Covid, magari anche con tampone negativo, perché talvolta succede che il soggetto abbia un tampone negativo perché magari il virus è andato direttamente giù nei polmoni e quindi non è più identificabile se non con il lavaggio bronchiale alveolare, ebbene, se si va a fare un attacco si vede comunque un interessamento polmonare. Questo interessamento polmonare lo vediamo dai primi di marzo, da che abbiamo imparato a vedere i danni, a volte anche grossi, che questo virus ha fatto. E frequentemente non vedevamo prima, nel senso che le TAC ci hanno veramente fatto vedere cose incredibili, e anche con la cosiddetta ARDS, Adult Respiratory Distress Syndrome, che è quella che frequentemente ha portato al decesso. Ebbene, adesso ne vediamo molto di meno, come se il virus adesso si fermasse soprattutto a livello delle prime vie aeree, e non andasse più giù, ma questo perché per i motivi che abbiamo detto prima, per le distanze che teniamo tra gli altri e per l'uso delle mascherine che ancora per alcune settimane è opportuno portare. Ebbene, adesso però stiamo vedendo anche i postumi e gli esiti delle Covid precedenti. E le forme più gravi che hanno sofferto di polmoniti interstiziali e di tromboembolie. Ecco, tra parentesi, le autopsie che si stanno facendo più di prima stanno dimostrando ancora una volta che una quota parte di decessi erano dovuti a tromboembolie, per cui diciamo che l'uso dell'eparina a basso peso molecolare è stato veramente utile per vincere tante forme veramente gravi. Ebbene, stavamo dicendo che alcuni di questi, soprattutto un 30% di soggetti con interessamento polmonare da Covid, magari anche guarito, cioè con due tamponi negativi e con la presenza nel sangue solo di IgG e non pure di IgM, ebbene, all'attacco presentano delle interstiziopatie, degli ispessimenti polmonari che inducono una forma di cicatrizzazione a livello polmonare. Ora, il polmone è un organo elastico che va sollecitato, che va educato, per cui queste persone è importante che vengano seguite a livello specialistico, sia con farmaci adattati a seconda delle varie entità di patologie e sia con adeguata riabilitazione respiratoria. Devono imparare a fare ginnastica con continuità, magari sotto l'ausilio di fisiochinesi terapisti e con l'ausilio di specialisti dell'ammalato respiratorio, per evitare di andare verso insufficienza respiratoria.
Professore, è in corso un'indagine sierologica su un campione di 150.000 persone, è cominciato, però c'è anche tanta gente che, avendone la possibilità, si sta recando presso i laboratori per farsi questa indagine, diciamo, a titolo personale relativamente, perché se lei va a questo centro, a un qualsiasi centro, le chiedono comunque la prescrizione del medico curante. La domanda è questa: questo accertamento, che è privato, quindi mio personale, può essere messo poi a disposizione del servizio sanitario? Deve essere messo a disposizione, oppure rimane una certificazione per me, punto e basta? Ecco qua, non so se la domanda l'ho resa bene. Assolutamente, assolutamente, sì, come al solito lei focalizza molto bene i vari aspetti. Ecco, io scinderei le due cose. Per quanto riguarda i contatti della Croce Rossa, io direi un invito a tutti quelli che ricevono telefonate dalla Croce Rossa perché sono stati randomizzati, sono stati selezionati nel pool, appunto, a livello nazionale dal Ministero della Salute, è un invito a rispondere positivamente, perché è un'indagine veramente importante. Noi sappiamo, e anche i colleghi appunto dell'Istituto Superiore di Sanità stanno dicendo che non sempre le persone accettano, a volte addirittura pensano che siano delle fake news, che siano degli spam, eccetera. Quando la telefonata dice siamo della Croce Rossa da parte del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità per un'indagine appunto su prelievi, eccetera, per favore rispondete positivamente, perché è un atto di civiltà, è importante avere queste informazioni. So, e anche invece poi per parlare di altro, del privato, molti centri, anche molto seri per la verità, stanno facendo indagini su richiesta di vari pazienti, e io ne ho molti che si sono rivolti oppure che mi hanno chiesto dal punto di vista specialistico l'autorizzazione a farlo. Nessun problema. Io, sul mio ricettario si consiglia appunto su loro richiesta, chiaramente, dei pazienti, di effettuare le indagini di laboratorio. Sono sicuramente più attendibili quelle su prelievo di sangue, anche se hanno una loro validità in alcuni centri, come per esempio la clinica Ruesch dove vado io, fanno il test rapido per motivi appunto così di praticità, anch'esso ha una certa validità. Per quanto riguarda invece i prelievi sul sangue, io mi auguro che i laboratori invino i risultati al Ministero, a volte anche in anonimato, oppure su richiesta anche delle persone. Cioè, in questa fase non ci possiamo permettere di nasconderci indietro a un fatto privato, eccetera. Adesso si tratta di collaborare al bene comune. Tanti medici hanno perso la vita per questo e sono ancora anonimi, anche se noi sappiamo chi sono, quindi con nome e cognome. Quando si va in un laboratorio, adesso per fortuna sì, sono abbastanza attendibili, francamente. Alcuni di più, altri di meno, però esistono laboratori che sono stati anche accertati come seri, e lì possono effettuare il prelievo per IgG e IgM. Lo diciamo ancora una volta. Le IgG significa che sono anticorpi che sono stati prodotti magari anche tempo prima, magari a marzo o a febbraio, quando uno ha preso o comunque è venuto in contatto col virus. Se ci sono ancora IgM alte, vuol dire che diciamo che è un fatto recente, e in questo caso assolutamente va fatto anche il tampone, perché il tampone che ci dice se c'è ancora il virus. Quindi diciamo che è un'indagine che va fatta senza riserve, perché diciamo, se uno non sta bene, una febbricola, tosse, eccetera, è importante farlo anche per proteggersi dagli altri e per proteggere gli altri, soprattutto nel contesto familiare. Questa patologia è stata diffusa, oltre che negli ospedali, in taluni ospedali, però nelle fasi iniziali,
oltre che nei centri per anziani, nelle RSA, soprattutto a livello familiare, e questo va evitato. Professore, lei ha donato sempre diciamo nei confronti dei fumatori, ma oggi dovremmo tornare anche un pochettino nei confronti dei chiattoni. Questo lei diceva a proposito di fumatori, non sarà mai abbassata la guardia, perché dico è una occasione particolare per smettere di fumare. Diciamo che quelli che hanno i bronchi alterati, infiammati da broncopneumopatia cronica ostruttiva, che è fatale in chi fuma per tanti anni, diciamo che con enfisema, con bronchite cronica, è chiaro che vanno più incontro alle complicazioni polmonitiche, e questo diciamo che si può ridurre il rischio, tra parentesi, attenzione, ci sono anche sovrainfezioni batteriche, soprattutto in questi soggetti, soprattutto in soggetti con BPCO e con enfisema polmonare. E tra parentesi ancora, cerchiamo di fare la vaccinazione antipneumococcica. Ci sono delle teorie che dicono, attenzione, la vaccinazione antinfluenzale e la vaccinazione antipneumococcica possono essere protettive abbastanza, almeno nel ridurre i rischi di infezione da Covid. Quindi, mentre la vaccinazione antinfluenzale si fa obbligatoriamente verso ottobre, diciamo che quella antipneumococcica può essere fatta anche nei prossimi giorni. Io invito francamente a farla per ridurre questi rischi. Quindi lei mi chiedeva un'altra cosa poi, oltre al fumo. Ecco, parlavo di grassoni, diciamo, di obesità. Sì, e questo è un dato di fatto. Se si vanno a vedere le statistiche, si vede che soprattutto quelli che sono deceduti sono in gran parte soggetti obesi, e questo significa appunto darsi una regolata. Immagini non soltanto in America, come sappiamo negli Stati Uniti l'obesità è veramente un grosso problema, e lì una gran parte dei decessi sono proprio dei soggetti obesi, homeless e diabetici, cardiopatici. Però l'adipe in eccesso ha colpito anche gli italiani, cioè se si va nelle statistiche si vede che l'indice di obesità è presente in una cospicua percentuale di soggetti deceduti. Ecco, io cerco di parlare in termini un po' scolastici, evitando il body mass index, che è un pochino per, diciamo, dal punto di vista tecnico. Diciamo, attenzione, che le maniglie dell'amore, cioè i rotoli, che sono, diciamo, espressione di un sovrappeso, sono a rischio. Il virus colpisce soprattutto chi è in sovrappeso, chi è in sovrappeso e ha gli altri problemi che dicevo, per cui è una buona occasione per smettere di fumare da parte di chi fuma e per ridurre il peso corporeo da parte di chi è in eccesso. Benissimo, allora è un invito che facciamo. Io le dico che, scherzando tra me e mia moglie, quando lei fa un colpo di tosse io le dico fuma, fuma, e lei mi risponde mangia, mangia, quindi ognuno accusa l'altro della sua debolezza. Professore, torniamo seri. Diciamo c'è un braccio di ferro per niente simpatico tra il governatore e il sindaco di Napoli sui baretti, sulle aperture, sulle chiusure. Mi pare che adesso sia arrivata una forma, diciamo, di mediazione, nel senso che i bar e i locali chiuderanno all'una di notte, quindi non più alle 11 come diceva De Luca, e non più 24 ore aperte come diceva De Magistris, però c'è anche un divieto poi di successivo assembramento. Non è che uno poi, voglio dire, a mezzanotte si fa un carico di diciamo di alcolici, poi se li porta sul muretto a via Nico Falcone e poi picchiano anche i vigili quando li vanno a controllare. Ecco, potrebbe essere una misura giusta, anche se
insomma, tutto sommato, certi eccessi bisognerebbe comunque vederli diminuiti di fatto. Guardi, il problema è che diciamo chi invita alla prudenza a volte viene visto come una Cassandra. Io sento moltissimo i colleghi del G7, i colleghi della World Allergy Organization e quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutti sono preoccupati di un possibile rimbalzo del virus. Vorrei fare solo un esempio. Proprio ieri Seoul ha dovuto richiudere. E Seoul, io la conosco bene, ho fatto lezioni nella Corea del Sud, è una città strapiena di giovani che pullula di vita giovanile ed è stata una delle nazioni più sagge, la Corea del Sud, che è riuscita a frenare e a chiudere con un rigoroso lockdown abbassando, anzi azzerando le infezioni in pochissimo tempo, soprattutto perché lì è la patria del computer e della digitalizzazione. Praticamente tutti hanno accettato di essere, diciamo, schedati con i telefonini per poter vincere su questo virus. E così come Singapore, anche Seoul aveva azzerato di fatto questa infezione. Ebbene, ieri hanno dovuto richiudere perché c'è stato, che cosa? Un assembramento di giovani. C'è una vitalità incredibile. Non so, chi c'è stato a Seoul vede questa vitalità, che evidentemente è esplosa dopo che hanno aperto il governo e adesso hanno dovuto richiudere. Questo è veramente triste. Io diciamo, cerco di seguire tutte le varie risposte, le varie entità, tra parentesi anche la Svezia, che non ha fatto assolutamente una chiusura, adesso è piena di gente infetta, addirittura tra le più gravi, così come era da noi a marzo e aprile. Io direi, soprattutto ai giovani, ho le immagini di ieri pomeriggio all'Uomero, di quei giovani di cui ho già detto che senza mascherina stavano a parlare tra di loro e quindi le droplet volavano tra l'uno e l'altro. Ma ci rendiamo conto che ne possiamo uscire soprattutto dando dei colpi finali a questo virus che è ancora presente? Evitiamo di farlo di nuovo ringalluzzire, perché gli ospedali si stanno svuotando e i cari medici e tanti cari amici miei, anche allievi, mi stanno dicendo: professore, finalmente le rianimazioni si sono svuotate e anche le terapie intensive. Cerchiamo di non farle riempire di nuovo. È un messaggio che mi sento di dare davvero come papà di tanti giovani che ancora non hanno capito l'importanza di questa guerra. Un altro piccolo sacrificio, diciamo, che non è più un sacrificio legato ad una clausura, ma semplicemente a delle accortezze. Ecco, cerchiamo di rispettarle, così che al più presto si possa ritornare, perché io ci credo, sono un ottimista, ad una vita normale, così come la svolgevamo prima che arrivasse questo carognone di virus. Professore, grazie di essere stato con noi, come sempre. Noi ci diamo appuntamento a mercoledì direttamente per degli aggiornamenti, per parlare sempre nella speranza di poter dire cose nuove ed interessanti per coloro che hanno la pazienza e come dire, la bontà di ascoltarci. Questo è un piacere e francamente mi fa piacere sentire che tanti followers della pagina Respiro Italia adesso seguono con piacere anche Radio Amore. Io ne approfitto soltanto per dire, cari amici che seguite la pagina Respiro Italia, siete i benvenuti sempre, purché diciamo, i vostri commenti siano corretti, perché è una pagina scientificamente validata, senza fake news. Ci sono ancora alcuni Novax che
mettono dei commenti assolutamente assurdi, quindi diciamo al di fuori di ogni contesto scientifico, così come ho avvisato varie volte, questi commenti assurdi verranno ipso facto cancellati, quindi non vi aspettate un contraddittorio, lo possiamo fare con le persone per bene che chiedono di interagire. Noi democraticamente veramente interagiamo con tutti, ma non con le persone arroganti. Grazie. Benissimo, allora questa intervista può essere eseguita quest'oggi alle 18:20 sulle frequenze di Radio Amore, sulla pagina di Respiro Italia, su tutte le pagine legate a Radio Amore Campania. Professore, grazie, allora ci rivediamo mercoledì prossimo. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti. Arrivederci a tutti.